Ciao a tutti gli amici di androidblog.it. Oggi sotto la nostra telecamera troviamo un insolito prodotto. Si tratta del Plank S, un interessante mini computer dotato di Android che adesso andremo ad togliere dalla scatola di vendita e a vedere un po' nel dettaglio cosa ci può offrire. Innanzitutto nella confezione troviamo il dispositivo che è veramente molto interessante e completo in ogni suo aspetto, come potete vedere qui dalla parte frontale. A prima analisi possiamo subito notare la presenza di un'insolita webcam. Perché insolita? Perché è molto difficile trovare su questo genere di dispositivi una webcam integrata all'interno del dispositivo stesso. Poi per tutti gli altri dettagli vediamo un po' dopo aver effettuato l'unboxing cosa ci offre questo dispositivo. Andiamo a continuare ad aprire la scatola e subito troviamo il cavo HDMI che ci permetterà di connettere il Plank S alla TV, il primo telecomando che viene offerto in dotazione che ci permetterà di controllare il dispositivo tramite l'apposito ricevitore di segnale per il telecomando, un alimentatore da 5 volt per connettere alla corrente il Plank S, un cavo USB, micro USB per la connessione del Plank S al computer per eventuali aggiornamenti firmware o per copiare dei dati all'interno della memoria del dispositivo, e un accessorio che viene offerto dall'azienda acquistando all'interno di tutto questo un dispositivo. Quello che avete di fronte qui è un controller, un joypad che permette appunto di giocare tramite questo dispositivo che si connette al Plank S tramite questo piccolo connettore USB. Permetterà appunto di giocare ai giochi disponibili su Android con questa sorta di console tuttofare. Ritorniamo adesso alle caratteristiche del Plank S. Diciamo subito che è dotata di due porte USB per collegare eventuali periferiche esterne, una memoria micro SD per aggiungere eventuali espansioni al dispositivo, che di per sé è già dotato di una memoria interna pari a 8 giga, anche se in realtà a disposizione dell'utente ve ne è qualcuno in meno. Poi nella parte posteriore troviamo il jack per la connessione alla corrente, quindi da 5 volt, il cavo LAN, la presa Ethernet, o meglio per collegare il dispositivo alla rete internet, l'uscita audio digitale per la connessione ad amplificatori e via dicendo, e la presa HDMI per la connessione alle TV. Inoltre vi è anche la possibilità di connettere tramite il jack con AV delle televisioni che non supportano la connessione HDMI, che è veramente molto raro. Qui invece troviamo l'antenna che permetterà di sfruttare al dispositivo le reti wireless. Diciamo che ad un primo impatto questa antenna non è stata molto performante, in quanto non è riuscita a captare segnali di reti wireless più lontane, come ad esempio fanno i comuni smartphone che siamo soliti provare, diciamo, da questa postazione, ma comunque tutto sommato è abbastanza buona. Qui nella parte laterale troviamo ancora altre due porte USB e il pulsante per effettuare il reset del dispositivo. Per la recensione completa continuate a seguirci e restate sintonizzati sul nostro canale.